piccolo seme di giustizia nel prato sterminato del festival biblico. Se parlare di pace può essere a volte anche fin troppo semplice, il concetto di giustizia, tema gemello per questa edizione 2016 del festival, può invece richiedere mille declinazioni diverse. Padre Francesco Occhetta, per esempio, ha scelto di provocare il pubblico del festival con l'idea di giustizia capovolta, titolo del suo ultimo libro. Giustizia capovolta significa rimettere al centro dell'ordinamento il dolore delle vittime e la possibilità di dare a chi ha sbagliato una dimensione di ricostruire i legami distrutti e anche le cose rotte. Allora, è un'idea antica che c'è nella Bibbia e che nel libro cerco di spiegarla, e in fondo si basa su questo concetto relazionale, di questa forza di poter fare incontrare chi ha subito un torto e chi lo ha fatto, perché in fondo i grandi assenti dell'ordinamento sono esattamente le vittime che, anche quando si risarciscono, non alleviano il loro dolore. Riconciliazione, dialogo, comprensione dell'altro, la giustizia capovolta di Occhetta nell'Europa del 2016 suona come una giustizia impossibile. L'Europa è da un paio d'anni che ormai ha formalizzato questo modello di giustizia che non sostituisce gli antichi ma li feconda. E dunque, allora, tenga conto che nella giustizia minorile questo modello c'è già e poco alla volta sta entrando anche nella giustizia più classica. Il punto è che ci vuole un'opzione culturale per poterla fare entrare, per far diventare giuridica la struttura della misericordia, perché la misericordia non è un dolce o uno zuccherino, ma è esattamente un percorso di verità che vittime e carnefici devono fare insieme per ricostruire quello che è successo e da lì, ricostruire. Giustizia che punisce, giustizia che vendica, giustizia che ripara, giustizia che perdona. In realtà i passi per riunire la verità della vittima e quella del carnefice sono stati già percorsi da molti. Ciotti raccontava, lo racconta nell'introduzione, poi lo ha raccontato al Salone del Libro quando mi ha presentato il libro, che due genitori che gli avevano ammazzato il figlio gli tenevano la mano 10 minuti prima di incontrare il colpevole, perché loro riconoscevano che solo in quel passo poteva alleviare quel dolore e quel non senso che loro vivevano da anni, che non li sanava. E da quel momento in poi loro hanno rivisto anche la persona che hanno ucciso il figlio in una maniera diversa. Allora, non si esclude il dolore, però dal dolore alla riconciliazione è esattamente il sottotitolo che io ho dato al libro.